mangiato qua. Dodò palla strana al centrocampo, ma che finisce sui piedi di Boe. Ken, bravo di tacco per Beltran. Qua messa mai a Roma. Attenzione, Ken 1 contro 1 con Dika. Ken. Gol di Ken. Sì. Azione veloce, rapida, sì, verticale. La Fiorentina passa in vantaggio. In 3 secondi sono arrivati al tiro, al gol. Sì. Prima azione, la Roma che si è trovata stranamente con questo modulo in inferiorità numerica al centrocampo, certo, e all'ottavo minuto la palla messa in mezzo da Dodò, brutta, non senza, sì, sì, si è trovata Bove che di prima poi l'ha fatta. Bravissimo Ken con il tacco, bravissimo Ken lì a creare la superiorità numerica, poi è stato bravo Beltrán a servirlo, ma insomma abbastanza azione elementare, calciato poi tutto sommato così facilmente Ken, con il surplus di Dodò, mette la palla al centro per Ken, solo di testa, un po' troppo alta la palla, però Ken era completamente solo. Se fosse stato più preciso il cross, attenzione Selic qua, rigore. Follia di Selic, ennesima follia, ragazzi, no, veramente diventa difficile commentare, diventa veramente difficile. Secondo me, a meno che non si è buttato, ma faccio fatica, mi sembra rigore netto proprio su Bove, dall'alto, con una lentezza incredibile, cioè, ha fatto uno stop orientato, sì sì, arretrato, Bove è andato in anticipo, poi si ricca. Sì, rigore nettissimo, nettissimo, ma sembrava proprio netto anche va Bove proprio sulla palla, anche se poi si ricca un po' la palla la prende, ma sì, la prende prima Bove. Prende il ginocchio, rigore netto, poco da dire, dai. Dai, la Roma non esiste. Io vediamo a questo punto, sì, non so cosa possa accadere nella partita stasera, perché se c'è qualcuno ancora vivo dalle parti di Trigoria, io spero che vengano presi i provvedimenti, ma mi sembra proprio evidente che non ci crede proprio nessuno. Rigore netto, Pellegrini prova a chiedere a Sozza magari di rivedere l'episodio, ma è rigore. Penso sia netto. Guarda questo che fa, va in anticipo netto, boh, è rigore tutta la vita, dai, poco da dire, va in anticipo, fa una cosa senza senso, se dica, arriva tardi proprio. Netto calcio, rigore assolutamente netto, palla piena. Potremmo andare 2-0 dopo un quarto d'ora, in cui le punte della Roma hanno toccato insieme tre palloni, sì, ma sì, tesi come sponda e passaggi, non tiri. Sì, sì. Beltran contro Svilar, possibilità per andare 2-0 per la Viola, 16° minuto. Fischia Sozza. Beltran contro Svilar. Gol salto. Poi se arrivasse un gol entro la fine del primo tempo, qualcosa anche nella testa della Fiorentina. Certo, Coné calcio in porta. Gran gol! Ecco il gol di Coné. Gran gol di Coné. Facciamolo stare in panchina. Facciamolo stare in panchina. Bravo Juric. Dovresti essere cacciato per questo. All'intervallo. Vero. All'intervallo. Questo è fuori gioco di Ken. Sempre di rientro. Ma qua non alzano mai la bandierina. Niente, non fischia l'albero, qua c'era anche fallo forse su Selic, Bove entra in area di rigore, sarebbe poi da rivedere qua il gol di Ken, ma secondo me è tutto da rivedere questa azione, vediamo un po' Ken qui sembra è che gol è gol, vediamo se per me c'era fuori gioco prima di rientro di Ken, stiamo a vedere adesso ci sarà o fallo su Selic o fuori gioco di rientro, vediamo una delle due, forse fallo su Selic meno, l'unica speranza è il fuori gioco. Vediamo un po'. Iniziazione c'era. A me sembra l'iniziazione ci fosse. Questo. Questo insomma non è fallo. Questo si butta per terra. Non è fallo, dico senza su Selic. La speranza è che ci fosse all'inizio fuori gioco di. Non lo fanno vedere. Qua è Bove entra in area di cuore facilmente. Roma messa malissimo, dormono tutti. Hermoso poi si fa passare proprio l'uomo facile. Indica prova a fronteggiare. Con poca voglia anche qua Indica, Ma Roma ci è andato molto leggero. Vediamo un po' se c'è qualcosa, anche se al momento insomma non sembra esserci qualche episodio. Vediamo un po'. Ammonito Mancini dall'altro che protesta. Mancini dice valla a vedere, sappiamo bene cosa. Vediamo un po'. L'arbitro adesso sta. Forse per fuori gioco iniziale. Forse fuori gioco iniziale, a me quello, l'unica speranza è quella. Forse ci fosse fuori gioco di rientro. Adesso stanno controllando. Vediamo Sozza inquadrato. Chiaro che un gol qui. Quasi sì, sarebbe una mazzata totale per la Roma. Vediamo un po'. Giallo per Mancini. Credo sia gol. Sì, 3-1. La Fiorentina recupera la palla. Partita, oggi è brutta partita. La Fiorentina ora esce bene. Pallone con Beltran in profondità per
col Pagni, se uno è buono siamo uno. Nei guai. Ecco Adli adesso al centro per Bove. Gol, pure il gol di Bove, ragazzi, incredibile. Pure il gol di Bove, 4. Col Pagni in profondità per Dodò che prende, salta secco il muso. Questo è giallo e rosso, secondo me. Giallo e rosso. Secondo, se lo ricorda che l'ha monito, purtroppo sì. Rosso. Lo ricordano. Chiaro. Ovvio. Calcio d'angolo per la Fiorentina, minuto 70. Per fortuna ci avviciniamo verso la fine di questo scempio, di questo vomito di partita. Che spero serva a cacciare senza nemmeno un comunicato. Cioè, deve essere mandato via senza un comunicato, né di congedo né di nulla. E gol, credibile. Questo cos'è? Un autogol o un gol di Ken? Forse non mi dica Hummels autogol, perché forse spero. Forse autogol di Hummels. Vabbè, ragazzi, cioè, sta succedendo a fede, non so veramente più cosa dire. Vabbè, daranno però il gol a lui. È veramente incredibile. 5-1, inquadrato Hummels, giustamente, credo sia autogol di Hummels. Juric impietrito.